Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Oggi voglio presentarvi questo carinissimo coniglietto da regalare per Pasqua. È un semplice barattolo in vetro con degli ovetti di cioccolato e un coperchio personalizzato all'uncinetto. Spero vi piaccia e vi lascio al tutorial. Per iniziare il nostro barattolino di Pasqua con il coniglietto avremo bisogno del nostro barattolino, appunto, della colla a caldo, imbottitura sintetica, filo di cotone. Io ho scelto il verde per coprire il coperchio e il bianco per fare il coniglietto. Un uncinetto numero 2, un ago da lana, un paio di forbici, il nostro immancabile marcapunti e degli occhietti di sicurezza. Iniziamo partendo dal nostro coniglietto con il filato bianco. Andiamo a fare un cerchio magico e 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E andiamo a stringere il nostro cerchio. Nel secondo giro andremo a fare 6 aumenti, quindi 2 maglie basse in ogni punto. Andiamo a segnare il nostro primo punto con i marcapunti, rientriamo nello stesso punto e facciamo il nostro aumento. Andiamo nel punto successivo e facciamo ancora un aumento. In questo giro andremo a fare 2 maglie basse in ciascuna maglia bassa sottostante per 6 volte, per un totale di 12 punti. E 12. Nel terzo giro andremo a fare una maglia bassa e un aumento per 6 volte. Entro nel primo punto e vado a fare una maglia bassa. Rimetto il marcapunti e nel secondo punto vado a fare un aumento. Nel terzo punto vado a fare una maglia bassa e nel quarto punto vado a fare un aumento e continuo così fino alla fine del giro per un totale di 18 punti. Sono arrivata alla fine del terzo giro con 18 punti. Adesso nel quarto giro andremo a fare 2 maglie basse e un aumento. Segno sempre la prima con il marcapunti, una, entro nella seconda e faccio un'altra maglia bassa e nella terza vado a fare un aumento. Ancora una maglia bassa, un'altra maglia bassa nella maglia bassa successiva. E nella terza maglia bassa vado a fare un aumento. E continuo così fino alla fine del giro ed avrò un totale di 24 punti bassi. Ho terminato il quarto giro con 24 punti bassi. Adesso andiamo a fare il quinto, dove andremo a fare 3 maglie basse e un aumento. Faccio la prima che vado sempre a segnare con i marcapunti. Nella seconda faccio un'altra maglia bassa, nella terza faccio un'altra maglia bassa e nel quarto punto vado a fare un aumento. Vado a fare ancora una maglia bassa, due e tre e nel quarto punto vado a fare un aumento. E continuo così fino alla fine del giro per un totale di 30 punti bassi. Sono arrivata alla fine del quinto giro con 30 punti bassi. Adesso nei giri 6 e 7 andremo a lavorare i punti così come si presentano, quindi senza più fare aumenti, per un totale di 30 maglie basse. Iniziamo insieme il sesto giro.
e ci rivediamo alla fine del settimo. Sono arrivata alla fine del settimo giro, ci eravamo lasciati alla fine del quinto e nel sesto e nel settimo giro abbiamo lavorato semplicemente le maglie così come si presentano per un totale di 30 punti. Adesso nel giro 8 andiamo a fare 4 maglie basse e un aumento. Una e la segno sempre con il marcapunti. Due, tre e quattro. E nella quinta vado a fare il mio aumento. Una, due, tre e quattro. E nel quinto punto vado a fare un aumento. Io continuo e ci vediamo alla fine del giro con un numero di 36 punti bassi. Sono arrivata alla fine dell'ottavo giro facendo 4 maglie basse e un aumento per un totale di 36 punti bassi. Adesso dal giro 9 al giro 15 non andremo più a fare aumenti, ma lavoreremo i punti così come si presentano, quindi 36 punti bassi. Iniziamo insieme il nono giro. E ci rivediamo al termine del quindicesimo. Sono arrivata alla fine del quindicesimo giro con un totale di 36 punti bassi. Adesso tra i giri 10 e 11 andremo ad attaccare i nostri occhietti di sicurezza. 15, 14, 13, 12, 11 e 10. E agganciamo l'altro alla stessa altezza distanziato di 5 punti. 1, 2, 3, 4 e 5. Ed ecco il secondo occhietto. Adesso passiamo al giro numero 16, dove andremo a fare 4 maglie basse e una diminuzione. 1, 2, 3 e 4 e una diminuzione. Uno, due, tre e quattro e una diminuzione. E continuo così fino alla fine del giro ed avrò 30 punti bassi. Sono arrivata alla fine del giro 16, adesso per il numero 17 andremo a fare 3 punti bassi e una diminuzione per un totale di 24 punti. 1, 2 e 3 e una diminuzione. Alla fine del giro avrò 24 punti. Sono arrivata alla fine del giro 17, adesso nel giro numero 18 andremo a fare 2 maglie basse e una diminuzione per un totale di 18 punti. Segno la mia prima con il marcapunti, 1 e 2 e vado a fare una diminuzione. Una e due e vado a fare la diminuzione e continuo così fino alla fine del giro. Ho terminato il giro numero 18 e adesso possiamo iniziare ad imbottire il nostro coniglietto. Adesso tagliamo il filo un pochino più lungo. Sfiliamo il lavoro . Togliamo anche il marcapunti
e con l'ago da lana passiamo a zig zag lungo tutti i bordi del nostro coniglietto. Andiamo a tirare. Chiudiamo il nostro foro, sempre con ago e filo. Nascondiamo il filo e poi andiamo a tagliare. Ed ecco qui la nostra testa. Adesso andiamo a realizzare le orecchie. Per realizzare l'orecchio iniziamo con un anello magico e 6 punti bassi. Una, 3, 4, 5 e 6. Stringiamo l'anello magico e nel secondo giro andiamo a fare una maglia bassa e un aumento. Maglia bassa e segno con il marcapunti e nella maglia successiva vado a fare un aumento. Lo ripeto per 3 volte ed avrò alla fine un totale di 9 punti bassi. Nel terzo giro andrò a fare 2 maglie basse e un aumento, sempre per 3 volte ed avrò un totale di 12 punti bassi. 1, 2, che segno con il marcapunti, entro nella seconda e faccio un altro punto basso e nel terzo punto vado a fare un aumento. E nel terzo faccio un aumento. Uno, due e faccio il mio aumento. Nel quarto giro vado a realizzare 3 maglie basse e un aumento. Uno, due, tre e un aumento, sempre per 3 volte. Uno, due, tre e un aumento. Uno, due, tre e un aumento, per un totale di 15 punti bassi. Adesso dal giro 5 al giro 13 non farò più aumenti, ma andrò semplicemente a lavorare i punti così come si presentano. Iniziamo insieme il quinto giro. E ci ritroviamo insieme nuovamente alla fine del 13esimo. Sono arrivata alla fine del 13esimo giro
E adesso al 14° andiamo a realizzare 3 maglie basse e una diminuzione. 1 2 3 e una diminuzione. Andiamo a ripetere questa operazione per 3 volte per un totale di 12 punti bassi. Adesso nel giro 15 andiamo a fare 2 maglie basse e una diminuzione. 1 2 e una diminuzione. E ripeto questa sequenza per 3 volte per un totale di 9 punti bassi. Adesso posso togliere il marcapunti, vado a tagliare il filo lasciandolo un po' più lungo, sfilo il lavoro e con l'ago da lana vado a cucire l'orecchio in questo modo. Lo piego leggermente e vado a cucire. E ecco pronto il mio orecchio. Ovviamente ce ne serviranno 2. Passiamo adesso a cucire le orecchie sul nostro coniglietto. Ecco qui il mio coniglietto, ho cucito entrambe le orecchie, adesso possiamo metterlo un attimo da parte e successivamente ricameremo il musetto. Passiamo adesso alla realizzazione del coperchio, questo è del mio barattolino, mettiamolo un attimo da parte e prendiamo il nostro filato verde. Iniziamo sempre facendo un anello magico con 6 punti bassi. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. E vado a stringere il mio cerchio. Nel secondo giro andrò a fare un giro di aumenti. Quindi 2 punti bassi in ciascun punto basso sottostante. Per un totale di 12 punti. 2 3 4 Nel terzo giro andrò a realizzare un punto basso e un aumento. Un punto basso e un aumento. Vado a ripetere questa sequenza di un punto basso e un aumento per 6 volte per un totale di 18 punti bassi. Ho terminato il mio terzo giro con 18 punti bassi, adesso nel quarto giro vado a realizzare 2 punti bassi e un aumento. 1 2 e nel terzo punto vado a fare un aumento. Ripeto questa sequenza per 6 volte fino ad arrivare nuovamente al marcapunti con un totale di 24 punti bassi. Ho terminato il mio quarto giro facendo 2 punti bassi e un aumento per un totale di 24 punti bassi. Adesso nel quinto giro andrò a realizzare 3 punti bassi e un aumento. 1 2
2 e 3 e nel quarto punto vado a fare un aumento e ripeto questa sequenza per 6 volte fino ad arrivare nuovamente al marcapunti per un totale di 30 punti bassi. Ho terminato il giro numero 5 con 30 punti bassi, adesso tolgo il marcapunti, vado a chiudere con una maglia bassissima. Giro il lavoro, faccio una catenella e nei 30 punti bassi sottostanti vado a fare un punto pelliccia. In questo modo, uno, due, e continuo così fino ad arrivare alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del sesto giro e adesso vado a chiudere con una maglia bassissima all'interno della catenella che abbiamo realizzato per girare il lavoro. Adesso vado a fare ancora una catenella, giro di nuovo il lavoro e nel giro 7 vado a realizzare 4 maglie basse e un aumento. 1, vado ad inserire il mio marcapunti, 2 3 e 4 e nel quinto punto vado a fare un aumento per un totale di 36 punti bassi. Noi ci vediamo nuovamente alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del settimo giro e ho lavorato 4 punti bassi e un aumento per un totale di 36 punti bassi. Adesso vado ancora a fare una catenella, giro il lavoro e nuovamente vado a fare il punto pelliccia, un punto in ciascun punto sottostante, per un totale di 36 punti. Arrivata alla fine del giro numero 7, ho fatto 36 punti pelliccia, adesso tolgo il marcapunti e vado a chiudere con una maglia bassissima all'interno della catenella, in questo modo. Adesso faccio un'altra catenella, giro il lavoro e vado a fare 5 maglie basse e un aumento, per un totale di 42 punti. Una, due, tre, quattro e cinque e nel sesto punto vado a fare il mio aumento e continuo questa sequenza fino ad arrivare nuovamente al marcapunti. Nel nono giro vado a fare una catenella, giro nuovamente il lavoro e vado a fare 42 punti pelliccia. Ho terminato il giro con 42 punti pelliccia, adesso tolgo il marcapunti e vado a chiudere con una maglia bassissima all'interno della catenella. A questo punto faccio un'altra catenella, giro il lavoro e vado a realizzare 6 maglie basse e un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e nella settima maglia vado a fare il mio aumento. E ripeto questa sequenza fino ad arrivare nuovamente al marcapunti ed avrò un totale di 48 punti bassi. Ho terminato il mio undicesimo giro di maglie basse ed ho chiuso con una maglia bassissima. A questo punto io ho raggiunto la dimensione del mio coperchio, quindi voi continuerete oppure vi fermerete prima in base alla dimensione del vostro coperchio. Se avete un coperchio più grande,
girate di nuovo il lavoro e fate altri punti pelliccia, rigirate il lavoro e fate un giro di aumenti fino ad arrivare alla misura del vostro coperchio. Una volta raggiunta la dimensione del vostro coperchio, andremo a lavorare i punti così come si presentano, ma andrà fatto in costa dietro. Io mi sono fermata a 48 maglie basse, quindi adesso andrò a lavorare 48 maglie basse, ma in costa dietro. Una, due, tre. Sono arrivata alla fine del mio dodicesimo giro lavorato in costa dietro. Adesso posso tagliare il filo, togliere il marcapunti e sfilare il lavoro. Adesso con l'ago da lana vado a nascondere il filo. E voilà, anche il coperchio è pronto. Adesso con della colla a caldo non ci resta che incollare il nostro copricoperchio sul coperchio. Intanto che aspettavo la colla a caldo, ho ricamato il musetto del nostro coniglietto e ho colorato le guance e le orecchie con dei gessetti colorati. Adesso mettiamo un po' di colla a caldo sul nostro copricoperchio. E andiamo ad incollare il nostro coniglietto. Adesso non ci resta che inserire degli ovetti di cioccolata dentro il nostro barattolo. Avvitare il coperchio. Ed ecco qui che il nostro barattolino portaovetti di Pasqua è finalmente terminato. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, che lo rifacciate per il giorno di Pasqua. E noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!